Bella a tutti belli e brutti, qui è il vostro Naked che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video. Signore e signori, siamo tornati su Fortnite perché navigando un po' su dei siti, su Reddit, ho scoperto delle notizie molto interessanti riguardante la attesissima Season 8. Ma signori, di cosa vi sto parlando? Di modifiche ragazzi che, come tutti voi ben sapete, modificheranno la mappa nuovamente. Ma partiamo con ordine ragazzi. Allora, innanzitutto la prima modifica, quella più scontata e più confermata diciamo da parte di tutti, è la modifica che verrà effettuata tutto attorno a Bosco Blaterante. Perché questa zona qua? Cosa notate di strano in questa foto diciamo? Questo qua a quanto pare è stato una sorta di bug visivo che una persona ha riscontrato nel momento in cui è andata a giocare, che praticamente riportava tutta questa zona è molto più scurita, come se fosse quasi bruciata. Infatti ragazzi, come potete vedere, il colore è abbastanza scuro, come se appunto la terra fosse bruciata. E caso vuole che tutte le crepe che sono saltate fuori in questi giorni sono tutte attorno a questa zona. Ce n'è una qui dove c'è The Block, una qua dove c'è Tempio Tomato e un'altra qua sotto appunto a Bosco Blaterante. Ma navigando ho trovato un altro video che lascia un po' pensare appunto che questa modifica sia praticamente confermata, perché come potete vedere tutta questa zona ragazzi è molto più scura. Come potete vedere le siepi sono di un color bruciato, la terra anche è di un color bruciato. Questo è un video fatto di una persona attraverso il drone della camera, e ragazzi questo non è fatto di riprese nel gioco di notte ma appunto di giorno, come potete vedere. Vabbè, cioè questo dettaglio del cespuglio verde acceso, mentre tutto il resto ragazzi di un colore verde sul marrone, quindi come se fosse appunto bruciato. Quindi questo ragazzi cosa ci fa pensare? Che nell'evento si scatenerà una sorta di scontro tra un dio di fuoco e un dio dell'acqua, perché ragazzi, se voi ancora non lo sapete, tutta la zona ghiacciata attualmente si scioglierà e a quanto pare creerà una sorta di lago. Quindi il fatto che ci sia una zona di acqua e una zona vulcanica infuocata dà diciamo per scontato che ci sarà nell'evento uno scontro tra questi due dii, uno appunto di fuoco e l'altro, signori, di acqua. Ma vorrei farvi vedere un altro piccolo particolare che ho trovato navigando un po', tutta una sorta diciamo di bug ambientali, come se appunto tutta questa zona ci sia già in programma un qualcosa per modificarla. Come potete vedere c'è un pezzo di terra sospeso in aria, qua degli alberi, così a pelle potete dire sì, ok, ma niente di strano, sarà un bug. Però questo ci fa pensare che probabilmente ci saranno delle modifiche, e andando a Pinnacoli sempre con il drone si può scorgere un dettaglio particolare. Cioè tutto è a posto diciamo a livello di case, tranne un edificio, quello che è sempre stato modificato, che da poco è stato ricostruito, che signori è vuoto e ci si può andare sotto. Questo lascia un po' perplessi, perché potete andare al di sotto della mappa e ok, probabilmente è un bug, sicuramente è un bug, ma ci fa pensare che Pinnacoli, non dico come certe voci hanno detto che verrà spazzata via, come la vita che dicono che verrà spazzata via, ma è sempre lì, ma ci saranno sicuramente delle modifiche, presumo. Quindi ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate diciamo di tutta questa storia, se siete d'accordo o avete diciamo voi delle ipotesi da spiegare su tutto quello che sta accadendo. Ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto lasciate un like. Ci vediamo al prossimo video. Bella.